E queste splendide immagini ci giungono da Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, dove sabato 3 e domenica 4 marzo sono andati in scena gli Internazionali d'Italia di motocross, seconda prova. E nonostante le nuvole minacciose del sabato e la possibilità di correre sotto la pioggia, invece poi nella giornata di domenica le cose sono andate decisamente meglio. Un caldo sole ha accolto gli oltre 10.000 spettatori che sono giunti su questo circuito per vedere del grande motocross, e lo hanno sicuramente visto, ma anche per godere di uno dei più bei spettacoli che l'Umbria può offrire, ovvero il Lago Trasimeno. E anche in questa occasione non sono mancati gli assi stranieri che sono voluti venire a misurarsi con i nostri fuoriclasse, ma anche con l'ex campione del mondo Cairoli, ancora una volta grande protagonista nella MX2. Protagonista anche il duo dell'Aprilia, che ha cercato di raggiungere le vette della classifica, ma si è fermata a ridosso del podio. Ma vediamo com'è andata, cominciando dalla categoria MX1, ovvero la Open. E siamo al via della gara 1 MX1, grande favorito per quanto riguarda questa gara, Davide Filippers, insieme alla KTM, pilota imolese, logicamente candidato al titolo 2007. Ma a rompergli le uova nel paniere, è il caso di dirlo, è stato Andrea Bartolini, pilota ex campione del mondo, oramai avviato verso una carriera federale e quindi rinunciare entro fine anno probabilmente alla carica di pilota. Bene, Andrea Bartolini è spuntato subito in testa, è riuscito a fare il primo giro superando chiaramente tutti i migliori avversari, ma poi Davide Filippers si è fatto avanti e lo ha superato, chiudendo il primo giro in testa. E ci ha provato ancora Andrea Bartolini, che proprio su questa pista qualche anno dietro vinse il Gran Premio d'Italia della classe 500, una pista che l'ho visto sicuramente più volte trionfatore. Ma siamo al presente ed è Davide Filippers l'idolo del momento, e sicuramente il suo successo è tutto meritato. Infatti dopo aver preso il comando non lo molla più fino alla bandiera a scacchi di questa gara 1, offrendo una bellissima prova di guida. Dietro di lui in un primo momento si mantiene ancora Bartolini, precedendo Alex Cinelli e Christian Beggi, Alex Salvini. Poi, afflitto dai dolori alle braccia, perde terreno lasciando a Beggi il compito di salire sul terzo gradino del podio dietro a Salvini. Cinelli chiude quindi in quinta posizione davanti ai due dell'Aprilia, Kiko Chiodi sesto e Cédric Mellot, che giunge in settima posizione. Vediamo quindi l'ordine di arrivo di questa gara 1 della categoria MX1, 40 i partenti, quindi cancelletto completo, 21 piloti a pieni giri. Vittoria quindi di Davide Filippers, che si impone in sella alla KTM con un distacco di 6 secondi e 8 decimi su Alex Salvini, che ben si trova subito al debutto in sella alla Yamaha. Terza posizione per Christian Beggi su VRM, staccato di un secondo da Salvini. Quarto, dicevamo, Andrea Bartolini a 9 secondi dal vincitore. Poi molto più staccati Alex Cinelli quinto in sella alla Honda a 24 secondi. Alessio Chiodi prende 27 secondi, tempi per lui sicuramente non giustificati se non dalla opera di collaudo di questa Aprilia, un'Aprilia che è andata bene anche con Cédric Mellot, il francese, seconda guida di questa nuova squadra, di questa nuova avventura del motocross. Quindi a seguire Cédric Mellot, compagno di squadra di Chiodi, ottava posizione per il francese Meo, nono per Thomas Traversini, decimo per Prien. E se nella prima manche l'ex campione del mondo Bartolini aveva cercato di contrastare lo strapotere di Filippers, in questa seconda gara ci hanno provato prima Alex Cinelli e poi Alex Salvini a riprova del loro grande stato di forma. Ma il risultato finale non è cambiato. L'imolese Davide Filippers ancora una volta ha dimostrato di non avere rivali e, dopo aver preso il comando delle operazioni a metà del primo giro, ha guidato la gara fino alla bandiera scacchi. All'abbassarsi del cancello di partenza è Salvini a scattare al comando, con dietro nell'ordine Andrea Bartolini, Alex Cinelli, Alessio Chiodi e Davide Filippers. Ma a Filippers sono avanzate poche centinaia di metri per passare in testa, con Cinelli alle sue spalle ad impegnarlo per alcune curve prima di cedere la seconda posizione a Salvini, che stava veramente premendo alle sue spalle. Una seconda posizione, quella di Salvini, che ha mantenuto fino a termine della corsa. Ad un terzo di gara il podio era già saldamente stabilito, con Filippers che conduceva con oltre 4 secondi di vantaggio sulla coppia Salvini e Cinelli e ben 10 secondi di vantaggio su Bartolini, che ha conservato il quarto posto per oltre metà manche prima di cedere sotto le pressioni del francese dell'Aprilia Cédric Mellot.
Intanto l'altro portacolori dell'Aprilia Chiodi, dopo un buon inizio, perdeva posizioni giro dopo giro fino a chiudere, ingloriosamente per lui, in decima posizione. Scorre così fino al termine la corsa della MX1 gara 2 con Beggi sesto, vincitore della sfida con Traversini, dopo che nelle fasi centrali della corsa si erano dati battaglia a lungo, entusiasmando il pubblico. Ordine di arrivo quindi per la gara 2 MX1, vince Philippe Herz, come dicevamo, con 11 secondi di vantaggio su Salvini, 15 su Cinelli e addirittura 21 sul pilota francese belga dell'Aprilia Melot, giunto quarto. Quinto Bartolini, sesto Beggi, settimo Meo, ottavo Traversini, nono Priem e decimo Chiodi. Il giro più veloce è quello di Davide Philippe Herz, con 1,57 e 27 la media di 53 km orari, e per il motocross sono veramente tanti. E dopo due prove disputate e quattro manche valide, Davide Philippe Herz conduce con 94 punti in campionato davanti ad Alex Salvini che ne ha 70. Terzo il francese Melot a quota 63, quarto Beggi, quinto Bartolini a pari punti con il francese Meo. Logicamente gli stranieri non partecipano alla graduatoria italiana. Ma anche oggi è stata bella, un bel terreno di pista, una bella pista e tanta gente a tifarci, quindi è stata una bella gara anche oggi. E se la MX1 è la classe regina per potenza e prestazioni, la MX2 non è da meno, almeno in questi internazionali d'Italia, grazie alla presenza dell'ex campione del mondo Cairoli, che ancora una volta ha incantato il pubblico di Castiglione del Lago. Cairoli ha indovinato una splendida partenza in gara 1, conquistando subito la testa della gara e mantenendola fino alla fine. Alle sue spalle hanno sfilato il norvegese Kenneth Gunderson su Yamaha e Marco Madins della KTM, figlio dell'ex campione italiano che si sta mettendo in evidenza. Madì però perderà terreno anche se concluderà comunque nei primi 10. Parte male invece il perugino Manuel Molli su Yamaha, tra i favoriti della vigilia, pilota di casa che transita in tredicesima posizione al termine del primo giro. Poi però si riprende prontamente portandosi subito nel gruppo dei migliori insieme a Matteo Bonini su Yamaha, il finlandese Matti Sistola in sella alla Honda e ancora con Jeremy Terreau e Davide Guarneri entrambi in sella alla Yamaha. A metà del terzo giro esce di scena Gundersen, poi al quarto giro esce Terreau, entrambi per problemi tecnici. A questo punto le posizioni sono già delineate con Cairoli che vanta 7 secondi su Manuel Monni, il quale dopo aver recuperato terreno supera prima Bonini, poi Guarneri, quindi Sestola e nel finale deve cedere alla scatenata coppia azzurra chiudendo in quinta piazza. Nulla succede più, il podio è definito quindi a metà gara dopo che Guarneri ha avuto la meglio al termine di due giri spettacolari su Bonini. La bandiera scacchi quindi sventola davanti a Cairoli, poi nell'ordine Monni, Guarneri, Bonini e Sistola. Da segnare anche la bella prova del giovane viterbese Alessandro Lupino su Yamaha, protagonista di una bella seconda parte di gara che gli ha permesso di terminare in undicesima posizione. Ordine d'arrivo quindi per questa gara 1 MX2, 40 i partenti, 19 piloti a pieni giri, la vittoria è andata a Cairoli, come dicevamo, su Yamaha, con 12 secondi di vantaggio su Manuel Monni, su Yamaha, terza posizione per Guarneri, anche lui su Yamaha, e quarta per Bonini, quindi 4 Yamaha, i primi 4 posti. Quinta una Honda, quella del finlandese Sestola, sesto Pellegrini su KTM, settimo Danny Philippe Herz, fratello di David su Honda, ottavo Marco Maddì, nono Beconcini e decimo Cappellini. E siamo in gara 2 della MX2, l'ultima fatica della giornata, e questa manche conclusiva di questa gara di Castiglione del Lago e sarà sicuramente una gara da ricordare. Manuel Molli infatti vince, pilota di casa di Perugia, 22 anni, al primo successo nel massimo campionato italiano sulla pista di casa, dove poco più che bambino fu premiato da Joey Roberts all'inizio per i suoi successi nel motocross. E tutto questo al termine di una gara palpitante che avvive tutta del duello tra Monni e Cairoli. Duello tra due Yamaha. Chi arriva davanti vince l'assoluta. Monni parte quarto, al secondo giro è in testa, dopo la sfuriata iniziale di Oben, e quando si accorge che Cairoli non ha avuto un ottimo start, moltiplica le energie e va in fuga.
Una scelta azzeccata quindi quella di Manuel Monni. Il vantaggio del pilota perugino sul siciliano tocca una punta massima di 8 secondi, ma poi scende fino a poco più di 2 secondi quando mancano due tornate alla fine. Allora Monni, che poi confesserà di aver visto quasi sfumare la sua impresa, trova nuove risorse e resiste fino alla fine e firma così la sua straordinaria impresa di vincere sulla pista di casa e di battere un pilota del calibro di Antonio Cairoli. Antonio Cairoli all'ultimo giro ha un piccolo inconveniente e non può giocarsi quindi lo sprint, mentre a concretizzare la riscossa tutta italiana in questa MX2 ci pensa Davide Guarneri su Yamaha, ancora terzo di manche. Seguono poi Oben su Yamaha, Bonini anche lui su Yamaha, Tarrou, pilota francese, anche lui in sella alla Yamaha, quindi questa Yamaha fortissima nella MX2. Quindi l'assoluta va a Manuel Monni, vincitore di giornata, perché vince la seconda manche a pari punti con Cairoli, terzo e Guarneri. Rivediamo quindi l'ordine di arrivo di questa gara 2 MX2. 39 i partenti e solamente 12 piloti a pieni giri. Vittoria di Monni, dicevamo, con 9 secondi di vantaggio su Cairoli. Terza posizione per Davide Guarneri, quarto per Oben, quinto Bonini, sesto Tarrou. Tutti e sei, come dicevamo, in sella alla Yamaha. Settima la prima onda, quella del finlandese Sestola, ottavo Lombrigi su KTM, nono Danny Filiperz su Honda, decimo Andrea Pellegrini in sella alla KTM. Con quattro manche disputate, Antonio Cairoli conduce con 97 punti, Emanuele Monni che ne ha 89, terzo Guarneri con 82, quarto Bonini 69, quinto Danny Filiperz a quota 63. Con queste splendide sfide che ci sono giunte dal Corsodromo Gioiella di Castiglione del Lago, è andata in archivio anche la seconda giornata degli Internazionali d'Italia di motocross, che sono poi proseguiti il 10 e l'11 marzo a Ponte Egolo in provincia di Pisa. Ne parleremo poi nei prossimi servizi. Innanzitutto ringrazio tutto il pubblico che mi ha sostenuto fino alla fine. Comunque sia, oggi è stato un giorno bellissimo, la prima vittoria, e comunque sia con gente combattuto contro Tony, che lui parte per vincere il mondiale. È stato bellissimo, un'emozione stupenda.